nascono i vostri pezzi? Nascono prima i testi, la musica? Fiore, prima l'idea della musica, cioè i giri sulla chitarra soprattutto. Così un po' di sulla musica, poi porto in sala prove e visto che suoniamo da 10 anni, cioè è un bel film proprio, no? Certo. E si lavora insieme, comunque poi nascono cantati, non c'è la struttura del pezzo. Non c'è uno dei tre che prevale sull'altro nella creazione? Principalmente si parte dai giri di chitarra. Sì, cioè, se la fila poi il giro di cantare, di chitarra, e poi si arrangia insieme. E poi insieme mangiamo un po' come e poi, secondo il nostro gusto. Molto importante a volte provare. A un certo punto non decidi più te. Decidevo qualcos'altro, non so spiegarti cosa, però decidevo qualcos'altro. La birra! Ecco, forse no, non dirlo! La birra, ma io no, decidevo qualcos'altro, a un certo punto... Diventa naturale. Sì, il pezzo si crea da sé. È inutile cercare troppo di sforzare il pezzo, è giusto impegnarsi il pezzo. E a un certo punto capisci che quando il pezzo, capisci che il pezzo è fatto, quando ti guida lui. Sì, noi abbiamo una... Abbiamo una particolarità, nel senso che ognuno di noi tre ha un ruolo. Questa cosa fa sì che veramente ci tiene molto uniti, nel senso Fiore si occupa di più della parte artistica, nel senso Fiore Marco, cantante, chitarrista, e viene con le idee, parte da lui tra virgolette tutto, e poi lì si crea insieme batteria, basso. Adesso il prossimo disco sarà in 4, ma in più in 3, c'è una novità, ci sarà Peppo, dei Granuli, che è un gruppo sempre Brianzolo. Abbiamo già iniziato a fare i pezzi nuovi molto, a mio parere molto belli. Poi io invece mi occupo della tra virgolette strumentazione, nel senso curo le chitarre, curo i bassi, curo la batteria e sono quello che comunque guida di brutto e tipo oggi, cazzo, sono andato, ho battuto il tempo, quindi siamo partiti dalla Brianza alle 8:20. Siamo arrivati qua, il navigatore diceva che arrivavamo verso le 10:20, invece ragazzi, so che ora siamo arrivati alle 21:59. Basta, meglio dirlo, per la polizia ci sta guardando. Ci conoscono. E poi abbiamo un ruolo importantissimo, che ringrazio anche adesso, è Matteo. Matteo si occupa della promozione, nel senso della visibilità. Del booking. E del booking, ci fa girare, organizza i concerti, questa cosa è molto importante. Poi noi naturalmente dal vivo ci siamo fatti conoscere, abbiamo un live bello a mio parere, molto emotivo, e dunque grazie a questa cosa e grazie soprattutto all'aiuto di Matteo abbiamo cominciato a girare e la gente piace questo, piace perché comunque quando noi suoniamo dal vivo è come se entriamo in... È brutto dire in trance, ma entriamo in un mondo parallelo. Questo mondo parallelo alla gente piace. Certe volte esageriamo, soprattutto io, sabato con il circo, scusate ragazzi. Però è bello, tutto è bello. E il mondo AIM è un mondo particolare, è un mondo da scoprire. Per quanto riguarda le influenze che avete, immagino che essendo tre persone, tre personalità, anzi avrete tre generi di ascolti magari, possibilmente diversi, allora, siete altrettanto collaborativi. Noi ascoltiamo tantissima musica, noi non ci fermiamo su un genere assolutamente, ascoltiamo di tutto, si parla anche certe volte anche di musica jazz, folk, blues, Ligabue. Io certe volte ascolto Ligabue perché comunque mi piace, Vasco Rossi non mi piace, ascoltiamo di tutto. Elisa adesso. Elisa, disco nuovo di Elisa, ragazzi, non è male, prendetelo. Però questa cosa qua di ascoltare tante cose, noi non ci facciamo influenzare, cioè nel senso non è che diciamo ok Radiohead allora seguiamo quella scia, quel suono, no, e infatti AIM ha un suono Brianzolo, tutto suono nebbioso, ha un suono tutto suo, e io questa cosa comunque da bassista degli AIM me ne accorgo, non riesco a piazzare gli AIM in una scena musicale, in un genere musicale. Questa cosa è molto importante per una band e consiglio anche alle band che suonano ai nostri livelli e anche alle band minori e anche alle band superiori, per quello che posso dire, di non plagiarsi, di non copiare, cioè la musica deve venire fuori da sola, non deve essere copiata, deve venire fuori da sola, è un'arte, è un sentimento,
vedrai che se lasci aperto il cuore, lasci aperta la testa, viene fuori, verrà sicuramente fuori una cosa particolare, vera, originale e tua. Certo. Basta. E ci sono eventuali... C'è qualche... Non devo piangere però, porca troia. Non mi commuovesti. Non devi piangere, mi sono commosso perché è una bellezza come te. No? Non è il momento. Allora, c'è un motivo. Marco, domanda, Marco è sposato, aspetta un figlio. Avrebbe... Davvero? Congratulazioni. Ce lo portiamo in giro. Io sono fidanzato. Da 4 anni. Sono gay. Sai questa dichiarazione? Sono gay. Matteo, no, non è gay, gli piacciono le donne. Non puoi dire queste cose. Piacciono le donne, dunque sei a te.